Allora, cominciamo per stare nei tempi della sala da Siria che ha un'ora. Un piacere aver accolto l'invito dell'amica Cristina Del Tutto di Radio Sparlamento, che è un vulcano di idee, ma delle idee che portano a costruire qualcosa nella politica, nell'amministrazione, nei problemi di oggi. Allora abbiamo scelto la finalità di parlare delle ripartenze, delle problematiche collegate, e la finalità è quella di farci sentire attraverso i giornali, di arrivare al CTS tramite il Ministero. Doveva essere qui il sottosegretario Sileri, potrebbe ancora arrivare, perché era un metodo diretto per arrivare dove si prendono le decisioni che riguardano soprattutto le categorie che hanno avuto più difficoltà, sia nella fase iniziale sia in questa fase di uscita graduale dalla situazione pandemica, per il tipo di attività che svolgono. Ma sono soltanto degli esempi, ci sono un sacco di altre categorie che hanno sofferto e che soffrono, per le quali chiediamo dei protocolli particolari, delle intese, delle possibilità attraverso sacrifici reciproci, o qualora di lavorare, o qualora ci fossero, perdurassero i problemi, i ristori o sostegni, a seconda della fase in cui sono stati decisi, che siano adeguati, altrimenti non sono seri, distogliendoli da altri settori che hanno beneficiato in qualche modo di liberalizzazioni possibili rispetto all'oggetto della loro attività. Ma i settori, e questi in particolare parleranno subito e raccolteranno sotto la direzione di Cristina le loro problematiche, le sale e le orchestre da ballo, il mondo della montagna che questa primavera fu bloccato alla vigilia della ripartenza, ma che ha bisogno già da oggi di sapere dove va. Rappresentiamo indirettamente attraverso le associazioni tutte le categorie, ma categorie che mi stanno a cuore, secondo me, sono quelle delle scuole e sono quelle dei trasporti. Credo che in certa fase i trasporti siano stati, come dire, sottovalutati, sia i trasporti scolastici, sia i trasporti soprattutto quelli locali, mi riferisco a metropolitana, mentre invece i treni ad alta velocità, sui quali noi viaggiamo assieme ai colleghi, qui ci sono due senatrici, Toffanin e Tiraboschi, e hanno beneficiato dei posti alternati, quindi più spazio, ma è un settore dove qualcosa è venuto meno. Io noto con dispiacere immenso, che oggi ci dividiamo di meno nelle riunioni che facciamo, ma anche nelle riunioni familiari, tra destra e sinistra o centro, ma di più tra sì vax e no vax. Oggi la discussione è questa, che a volte porta alla rottura di parentele e di amicizie, e questi sono fatti che noi conosciamo, perché il mondo dei no vax e i no green pass, quelli che si sono alimentati attraverso i social, attraverso i pareri di alcuni esperti, attraverso anche le fake news, attraverso forse i troppi dibattiti che sono fini a se stessi, e noi non abbiamo questa finalità oggi, si sono alimentati e oggi hanno portato a contare un numero troppo elevato di persone che sono fermamente convinte di non vaccinarsi e che fanno della esibizione del Green Pass una questione di privacy, di sopravvivenza, di libertà. Ora, la privacy, se vogliamo dirla tutta, è una normativa che esiste per essere violata, oppure è una cosa che determina l'accettazione supina di firme a ogni tassello, a ogni passaggio della vita sociale, ma senza sapere che cosa si firma. E nel centro vaccinale che abbiamo realizzato nel mio paese c'era il medico intercomunale, c'era il medico responsabile, un amico di sempre, che a coloro che facevano obiezioni, uno che parla poco, e dice: ma se quando vai in bagno, se vogliono, ti sanno che cosa fai, oltre che cosa dici in bagno. Quindi la privacy per l'esibizione del Green Pass è una bufala, una cosa non abbastanza seria, calcolando che comunque
tante persone, quando sono andate in viaggio in Kenya, in viaggio di nozze, hanno fatto 10 vaccini in una mattinata e non hanno chiesto che cosa fosse. Forse i virologi hanno parlato troppo, sono troppi, hanno già scritto i libri, sono divisi. Faccio presente le situazioni che comunque mi pare di interpretare nella società. D'altronde è una materia molto complessa e molto delicata, e giungere all'obbligatorietà sarà graduale, ma in certi mondi, nel pubblico impiego, nella sanità, nella scuola, sarà inevitabile. Al resto magari nel privato ci penseranno le aziende, ma il rispetto di se stessi, dei propri familiari e delle altre persone che si incontrano impone certe decisioni. Allora, di fronte a una situazione di questo tipo, noi vorremmo sperare che il vaccino dia i risultati che sta dando, seppure non c'è una certezza assoluta che sia la soluzione matematica al 100%, ma è senz'altro un aiuto dimostrato dai dati degli ospedali, dove 8,5-9 ricoverati su 10 sono non vaccinati, e questi sono i fatti che contano. Tutto il resto, i disegni dei grandi che vogliono controllare il mondo, non fanno parte del settore dei vaccini, perché anche i grandi sarebbero soggetti alla malattia, quindi non possono ragionare in questo modo. Che la Cina sia un problema, vorrei poi sentire da parte di qualcuno un'opinione, a me pare tremendamente vero, perché è un discorso non soltanto di malattia, ma di pace o guerra mondiale. Di fronte a queste cose lascio la parola a Cristina, che guiderà il dibattito, dove gli interventi saranno per loro forza, tranne il mio, molto brevi, e vi ringrazio davvero. Se le colleghe senatrici vorranno intervenire, basta che alzino la mano, hanno la precedenza e il diritto. Bene, grazie. Anzitutto buon pomeriggio a tutti, ai nostri ospiti qui presenti, vedo già collegati con noi il professor Pregliasco e il direttore Borgonovo, e ovviamente anche i miei saluti a chi in questo momento ci sta seguendo via streaming tramite la web TV del Senato. Senatore, anzitutto... Sei Cicero, no? Cicero? Sì. Sindaco, sei tu? No, allora, ho scambiato con Cicero, sindaco. Allora. Buono, abbiamo un sindaco della Sicilia che deve arrivare, regione autonoma, ma con la mascherina mi si esco. Vai. Beh, senatore, anzitutto grazie per averci dato l'opportunità di essere qui oggi, tra l'altro proprio nel primo giorno di ripresa dei lavori parlamentari qui in Senato. Abbiamo un'ora di tempo per parlare di riaperture in sicurezza, ovviamente in un'ora non riusciremo ad approfondire, ad attenzionare i diversi argomenti, però siamo qui per dare un messaggio soprattutto al legislatore, senatore e anche alle senatrici qui presenti, cioè che il Paese non può permettersi oggi, domani o nei prossimi mesi nessun tipo di restrizione o chiusura. Quindi siamo qui presenti oggi indubbiamente grazie alla campagna vaccinale e ai vaccini che sono stati messi a disposizione in tempi record. Quindi già abbiamo un passo in avanti. E questo però non basta e non basterà nei prossimi mesi. E dobbiamo sicuramente imparare a convivere in maniera intelligente con questo virus e appiattire la discussione tra Green Pass sì, Green Pass no, obbligo vaccinale sì per tutti o solo per alcune categorie, rischia di far dimenticare qual è l'obiettivo, cioè ricominciare a vivere in maniera normale. Oggi abbiamo fatto dei primi passi, siamo qui perché appunto il vaccino ci ha dato la possibilità di stare in presenza, ma non è sufficiente. Quello che sta accadendo in Israele, ma anche in Gran Bretagna, che cosa ci dice? Che le terapie intensive per fortuna sono in sicurezza, ma i contagi
anche per noi vaccinati, perché abbiamo tutti qui il Green Pass, lo abbiamo dovuto esibire ovviamente all'entrata, i contagi vanno avanti, allora dobbiamo cercare di contenere i contagi. Quindi oggi cercheremo con i nostri relatori di dare degli input, delle informazioni, dei consigli, in modo anche che il legislatore, senatore e senatrici presenti possa intervenire adeguatamente. Ripeto, il Paese non può permettersi nessun tipo di restrizione o chiusura, e vediamo già quanto il clima sia troppo esacerbato, quanto queste discussioni alla ricerca di chi non è vaccinato, io sì, tu no, tu entri, tu rimani fuori, e alla fine ci perde il Paese, e questo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo cercare di vivere tutti insieme e bene, senza creare fazioni da una parte e da un'altra. Ricordo ai relatori che abbiamo poco tempo, quindi gli interventi saranno di 5 minuti, poi vi darò magari un input quando il tempo sta per scadere. Vorrei cominciare subito facendovi ascoltare un intervento del dottor Paolo Calamandrei, che è l'amministratore delegato della Geniapur Italia, e proprio riguardo la sicurezza degli spazi al chiuso, argomento che, ahimè, a livello legislativo, ma anche a livello dei media nazionali, non è stato molto attenzionato. Io ho sentito soltanto il professor Pregliasco parlare di questo in diverse occasioni, ma il suo appello, ho visto, professore, che non è stato molto, non è stato colto, diciamo. Paolo, te la parola, grazie. Buongiorno. Innanzitutto ringrazio il senatore Perosino, le istituzioni e la direttrice Cristina Del Tutto per l'occasione che mi viene data di spiegare come i purificatori d'aria possono aiutarci ad avere un ritorno più sereno e sicuro al lavoro e alla vita. Io sono Paolo Calamandrei, l'amministratore delegato di Geniapur. Geniapur è un'azienda italiana che importa e distribuisce in vari paesi del mondo una tecnologia di purificazione dell'aria brevettata negli Stati Uniti, una tecnologia che si chiama DFS, che consente di raggiungere livelli di filtrazione decine di volte superiori alla tecnologia EPA, con importanti risparmi energetici. Questo tipo di tecnologia va sia in sistemi portatili che in sistemi che vanno sulle UTA, nei tetti, quindi dei grandi building. Ho quindi, diciamo, un osservatorio importante sull'Europa e su altri paesi per dire come altrove si è spinto molto sulle soluzioni di purificazione dell'aria, quindi sono state incentivate, ci sono stati importanti investimenti, quando invece, diciamo, in Italia le istituzioni sono state un po' timide nei confronti di questa tecnologia, non avendola incentivata in maniera importante, il risultato finale è stato poi che si è investito poco, quindi poco è stato fatto sul campo della purificazione dell'aria in Italia. La purificazione dell'aria invece dà importanti benefici, innanzitutto di lungo termine, perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa un terzo delle malattie cardiovascolari, polmonari o degli ictus derivano dall'aria che respiriamo negli spazi interni, che sono 100 volte più inquinati degli spazi esterni. Vi do poi la triste notizia che anche Roma è tra le città secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il livello dell'aria è oltre i limiti consentiti. Quindi benefici di lungo termine, stiamo però in questo caso parlando dei problemi del contenimento del contagio dal Covid. Il contagio dal Covid si prende sostanzialmente in due modi, quindi col famoso effetto droplet, quindi la gocciolina ricevuta quando parliamo di fronte a una persona contagiata, oppure per l'effetto di saturazione dell'aria, dato quando una persona si trova in uno spazio chiuso, parla, discute, respira, nel giro di circa 40 minuti l'altra persona che si trova in una stanza di circa 20 metri quadrati assorbe questi 1000 puff, quindi particelle contenenti il virus, che fanno sì che questo rimanga contagiato. Un efficiente sistema di purificazione dell'aria risolve questo tipo di problema, lo abbatte in maniera drastica, addirittura
Ora vi spiegherò cosa viene fatto in altri paesi esattamente dal punto di vista delle leggi riguardo alla purificazione dell'aria. È importante che sia quindi, che ci sia quindi una portata volumetrica sufficiente, quindi ricambi d'aria frequenti che consentano di tenere basso il livello di saturazione del virus nella stanza, e soprattutto un potere di filtraggio importante. Lì vedete le varie dimensioni, dalle polveri sottili a quelle ultrasottili che possono essere intercettate da un purificatore dell'aria. Diciamo che la tecnologia EPA intercetta quasi tutto il range di dimensione del coronavirus, che va dal 0,04 a 0,14 micron. Tecnologie come la nostra e come altre che esistono sul mercato, molto particolari, molto spinte, molto efficienti, riescono a intercettare completamente il virus e quindi a frettarlo. Di questo si è accorto, per dire, anche il legislatore tedesco. È stato fatto molto in Germania, è stata molto incentivata l'acquisto e l'installazione di purificatori dell'aria, viene dato il 50% di incentivo, però purché i purificatori d'aria rispondano a certe caratteristiche, sia di portata volumetrica, come dicevo, che di livello di filtrazione. Addirittura nelle scuole, in particolare in Baviera, per dirvi l'importanza che viene data a questo tipo di macchinari, se viene in una scuola trovato un contagiato, fa la quarantena solo il bambino seduto accanto. Quindi il resto dei bambini nella classe con purificatore d'aria non sono soggetti alla quarantena. E questo, devo dire, trova riscontro anche nelle nostre installazioni. Diciamo, i nostri purificatori sono i più installati nelle scuole del mondo, quindi con oltre 250.000 classi protette. In Italia purtroppo siamo sotto l'un per mille, in questo momento abbiamo fatto pochissime scuole, però dove ci sono stati dei casi di contagio non abbiamo avuto contagiati nella classe, quindi mi ritrovo con i dati dati dall'istituto tedesco per la qualità dell'aria. Chiudo poi velocemente, quindi ricordo, deve essere importante il potere filtrante che hanno queste macchine. Nelle scuole potrebbero essere importanti anche per gli scuolabus, i nostri purificatori vengono installati sia in bus che scuolabus perché funzionano anche con basso voltaggio, quindi potrebbero permettere di avere più capienza nei bus. Nel campo della ristorazione, uno dei famosi campi molto forniti, potrebbe per esempio essere concesso a chi ha gli impianti di purificazione di poter non richiedere il Green Pass. Questa, per dire, la nostra è una tecnologia che è stata utilizzata anche a Tokyo 2020, sia per gli alberghi che per i ristoranti. Infine, importantissimo per quanto riguarda gli ospedali, le comunità, l'RSA e via dicendo, un impianto di questo genere installato sul tetto dell'ospedale, sugli impianti di purificazione, potrebbe far contenere la famosa ICA, quindi il fatto che circa il 7% delle persone vanno in ospedale e poi si ammalano di malattie respiratorie lì. Questo lo potrebbe contenere, con un impatto importante sul sistema sanitario nazionale e con un risparmio energetico interessante. Chiudo qui e vi ringrazio, chiedendo alle istituzioni di porre un pochino più attenzione su quello che è il tema della purificazione dell'aria. Grazie. Grazie. Grazie a Paolo Calamandrei. Io comincerei a questo punto con le associazioni di categoria qui presenti e vorrei dare la parola subito a una delle categorie che è stata veramente, tra virgolette, più maltrattata dell'ultimo anno, quindi l'associazione Sport Invernali, e vorrei dare la parola al nostro rappresentante Pierpaolo Ballarè, grazie. Buongiorno a tutti, grazie al senatore per l'invito. Mi presento, sono Ballarè Pierpaolo, rappresento i maestri di sci, sono consigliere del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, porto i saluti del presidente Beppe Cook. Rappresento il Piemonte come regione col più alto numero di maestri di sci d'Italia. Siamo 15.000 maestri di sci, che è un anno, più di un anno che non lavora. E quindi il mio intervento porta la voce della montagna, quindi la voce degli albergatori, delle società degli impianti, del mondo neve. Bebbene, lo sci è stato descritto come uno svago, come un divertimento, sicuramente lo è, però credo che lo sci sia anche uno sport sano, all'aria aperta, che può liberare la mente, può far godere dei paesaggi splendidi che
il nostro paese ha. Soprattutto però è dovere ricordare che lo sci è 12 milioni di fatturato, 400.000 persone che vivono grazie al turismo della neve. Questa è la cosa più importante, perché è vero che le famiglie potevano anche rinunciare allo sci, però i lavoratori invece sono stati fermi dalle baite, alle società impianti, ai dipendenti, agli albergatori, tutto quello che ruota intorno al mondo neve. Questo è importante ricordarlo, perché abbiamo bisogno di ripartire, come ha detto la giornalista, abbiamo bisogno di ricominciare. Lo darei per scongiurato questo punto, che si possa sciare, perché siamo all'aria aperta. Ci sono 3.200 km di pista in Italia, quindi si può stare a distanziamento. Però il mondo neve, che ha bisogno di una preparazione più preventiva, più importante rispetto allo stabilimento balneare, faccio un esempio opposto, perché deve preparare le piste, deve innevare artificialmente, deve sapere quanto turismo può arrivare, quindi deve avere delle idee, delle regole già chiare fin da adesso. Non possiamo aspettare l'ultimo minuto per capire se ci sarà il Green Pass obbligatorio oppure no. Se il Green Pass sarà un modo per sciare tutti in sicurezza, al mondo neve va benissimo il Green Pass. Però dobbiamo sapere ad oggi, essere sicuri di poter aprire, essere sicuri di quali sono le regole che si potranno avere sulle piste. La voce degli impiantisti mi riferiscono che è quella di tentare di avere la capienza massima per salire, perché come ho detto prima ci sono 3.200 km di piste e ci sono solo 1.800 impianti in Italia. Quindi meno coda facciamo sulla risalita e più la gente si può sparpagliare sulle piste e può tenere il distanziamento. Quindi questa è una cosa importante da ricordare. Le seggiovie ovviamente sono all'aria aperta, quindi credo che sia scongiurato che si possa salire a capienza piena. Rimangono le vovie, le telecabine, che però sono molto arieggiate. Non so chi di voi scia, si possono tenere i finestrini aperti. Il viaggio medio è di 6-8 minuti. Gli sciatori, come mi fanno osservare, sono incappucciati, li definiamo noi, quindi maschera, casco, guanti, insomma credo che siamo uno sport molto protetto. Mi sembra anche che gli stati che non hanno chiuso le stazioni invernali, Svizzera, Svezia se non ricordo male, non mi sembra che abbiano registrato casi e focolai pazzeschi sulle piste da sci, e quindi abbiamo sicuramente bisogno di ripartire in sicurezza. Questa è la voce del mondo della neve. Mi segnalano anche, da verificare, ma credo che sia vero, che il vaccino Sputnik forse non è adesso considerato per il rilascio del Green Pass, e credo che in molte stazioni il turismo russo comunque è un turismo importante per la nostra attività. E direi che io ho concluso, sono stato conciso e spero efficace. Grazie mille. Bene, grazie al sottosegretario Sileri che è qui con noi. Allora continuiamo, io vorrei dare la parola al presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, grazie. Grazie a tutti, io ringrazio, mi accodo ai ringraziamenti al senatore Perosino e alla direttrice del Tutto. E io vorrei dare in questo breve intervento un contributo sia come presidente di una confederazione, c'è 1.240.000 iscritti di professionisti e imprese che hanno sofferto tantissimo. Io sentivo i problemi del mondo neve, che sono stati problemi importanti, ma se pensate che in questo momento, nel periodo pandemico, gli italiani hanno accumulato 180 miliardi di euro sui conti correnti di liquidità ulteriore rispetto a quella 2019, ci rendiamo conto che ci sono state tutta una serie di categorie, quelle che lavorano su beni e servizi non essenziali, che hanno sofferto tantissimo, sia le chiusure sia lo stato di incertezza che chiaramente disloca certe prestazioni e certi consumi oltre l'orizzonte pandemico, quindi oltre adesso.
E quindi da questo punto di vista mi riattacco all'intervento precedente del Mondo Neve per fare un ragionamento sul Green Pass. Il Green Pass, a nostro parere, non è una misura sanitaria, è una misura economica. Cioè è un sistema per rimanere aperti, anche perché se voi guardate tutti i numeri pur importantissimi che vengono dati dall'Istat piuttosto che dal MEF sulla ripresa economica di questo paese, e però li andate a spacchettare, cioè andate a vedere che cosa c'è sotto, vi rendete conto che questa grande ripresa, forse più 5,7% alla fine dell'anno, più 6%, forse più 6,1%, è una ripresa che è trainata esclusivamente da quei settori che andavano già bene prima e che sono quattro: logistica, sanità, tecnologia e alimentari per la grande distribuzione. Tutto il resto del sistema, in particolare i servizi, in particolare le partite IVA, stanno soffrendo tantissimo. Le partite IVA, l'ultimo dato dell'Istat è tremendo, è terribile, sono scese sotto i 5 milioni per la prima volta da tantissimi anni, il che significa che per rifare il PIL che facevano prima se ne devono aprire delle altre, e fino a che non si aprono, fino a che non c'è una situazione di ragionevole certezza sul poter esercitare alcune professioni, alcuni diciamo così, approcci organizzativi di impresa, il Green Pass è una misura economica. Non è una misura sanitaria, a nostro parere. Così come credo che vada fatto un ragionamento molto importante e molto impattante. Noi stiamo scrivendo una lettera abbastanza forte al Presidente Draghi, al Ministro Orlando, perché noi siamo ancora in una situazione anestetizzata dal punto di vista del lavoro. Abbiamo ancora dei settori che sono sottoposti al blocco dei licenziamenti. Abbiamo ancora una cassa Covid, quella straordinaria, che copre i possibili, diciamo così, danni della chiusura di imprese o della diminuzione dal punto di vista dell'occupazione. Se io prima facevo 150 posti, adesso per effetto del distanziamento ne devo fare 75, avevo 10 camerieri, ne devo usare 5. E quindi da questo punto di vista forse andava fatto un ragionamento molto prima per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali e la riforma degli ammortizzatori sociali. Ora mi rendo conto che la riforma degli ammortizzatori sociali può essere finanziata in due modi: legge di bilancio e un pezzo dal PNRR. Però sapere prima quali sono le possibili riforme, il possibile ammortizzatore sociale universale, che per fortuna dovrebbe coprire anche le partite IVA, sarebbe stato molto importante proprio per dare una visione di maggior profondità, di più lunga distanza a tutti quei settori che devono ripartire o che non sono ancora ripartiti. Ultimo ragionamento, rapidissimo, che secondo me è sottovalutato e che invece è un pezzo importante delle soluzioni per la ripartenza, non tanto le soluzioni quanto dei problemi, è il tema della sicurezza sul lavoro. Perché noi siamo ripartiti rapidamente anche rispetto al lockdown, e questa ripartenza rapida, purtroppo, genera 3 morti bianchi al giorno. Perché? Non perché ci sia cattiveria, forse, dal punto di vista degli imprenditori, quanto perché per avere quello slancio che serve per riprendere il corso del fiume probabilmente sono stati fatti degli errori. E quindi, secondo noi, andrebbe fatto un grande ragionamento in tema di sicurezza sul lavoro e un grande ragionamento soprattutto perché i morti Covid non sono diversi dai morti sul lavoro. Grazie. Grazie Presidente. Dal momento che abbiamo già toccato con il Presidente Dejana le questioni della sicurezza sul lavoro, vorrei dare la parola a Domenico Cosentino, Presidente dell'Associazione Fare di Più. Buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti, io cerco di essere velocissimo in modo tale da dare la possibilità agli autorevoli esperti di essere molto sicuramente più professionali di me. Ringrazio in primis il senatore Perosino che ci ha reso, e quindi lo ringrazio come presidente dell'associazione Fare di Più, che ci ha reso, dato la possibilità di organizzare, non solo di organizzare ma anche perché si è speso per l'effettiva e la riuscita di questo evento. Ringrazio e saluto appunto gli autorevoli relatori, ringrazio e saluto, e lo faccio in maniera molto affettuosa, gli imprenditori e gli esponenti del mondo produttivo, perché debbono rappresentare, come dire, la ripartenza, la vera ripartenza dell'economia italiana. Permettetemi di ringraziare anche Cristina Del Tutto per la magistrale organizzazione dell'evento. E soprattutto devo dire grazie a Cristina, perché il fatto che direttamente collabori con l'associazione è come vedere quella famosa pubblicità "voler vincere facile", quindi è una sorta di garanzia avere Cristina a fianco in un'organizzazione. Non entro, come dire, nei temi oggetto del convegno, voglio fare solo una semplice riflessione chiedendo clemenza al direttore Borgonovo su quello che sto per dire. Nel senso che io dico, io personalmente ho fatto il vaccino con le due dosi, sono titolare di Green Pass, non ho difficoltà a mostrare il Green Pass e a dire perché ho il Green Pass, però mi chiedo, non essendo giurista, come avere il Green Pass possa incidere e ledere la mia privacy, o sapere che il vicino di tavolo al ristorante, se è vaccinato o meno, lede la sua privacy. Quindi questo è il dubbio che io mi pongo. Ma soprattutto credo che in questo momento, quando forse è risaputo e è accertato che l'unico modo per poter, non dico combattere, ma tentare di bloccare la diffusione del vaccino, l'unico modo è del virus è la vaccinazione, credo che, e non lo dico io ma lo dice la scienza, credo che è necessario dare un input di obbligatorietà alla vaccinazione, e questo input di obbligatorietà soprattutto bisogna darlo nei luoghi in cui c'è un contatto diretto con il pubblico e un contatto diretto con i cittadini, e mi riferisco soprattutto al mondo del lavoro. Ora, e voglio essere un po' provocatorio, un po' cattivello e poi mi fermo, quando con l'articolo 42 del decreto sostegni è stato equiparato al comma 1, è stato equiparato l'affezione da Covid in occasione di lavoro, è stata equiparata ad infortunio, e con tutte le conseguenze economiche e le tutele assicurative che ne sono derivate, qualche genio immediatamente ha ipotizzato una responsabilità immediata da parte dell'imprenditore, una responsabilità penale da parte dell'imprenditore. Fermo poi che questa ipotesi sia immediatamente ritornata indietro, e quindi è stata ritirata questa ipotesi, ma era stata paventata. Nello stesso tempo però è stato giustamente messo in atto tutta una serie di accortezze, un protocollo di sicurezza per far sì che i lavoratori possano in maniera sana poter lavorare. Quindi è stato creato un protocollo di sicurezza. Ora, io dico, l'astensione di un lavoratore per malattia non è a costo zero per l'azienda. Non è che l'azienda non ha nessun costo a carico a seguito dell'astensione del lavoratore. No, l'azienda deve pagare i primi 3 giorni interamente. Gli ulteriori giorni sono comunque in percentuale a seconda del contratto nazionale del lavoro. Quindi credo che in questo momento, visto che abbiamo fatto tutto un discorso di tutela del lavoratore dal punto di vista infortunistico, perché non diventi, e il governo si impegni a far sì che sui posti di lavoro diventi obbligatoria la vaccinazione, o quantomeno diventa elemento fondamentale sui posti di lavoro. E quindi questo è... Siamo in chiusura? Dovevo essere breve, hai ragione. E quindi questa è la mia provocazione, visto che c'è anche il sottosegretario Silera e tutti i componenti del senatoriale. Grazie.
Grazie a Domenico Cosentino. Allora, finiamo il giro delle categorie qui presenti, quindi do la parola a Matteo Benzi, che è consigliere dell'Unione Hobbies in rappresentanza delle orchestre e sale da ballo. Grazie senatore, parto avvantaggiato con una presentazione così. Voglio intanto ringraziare il senatore Perosino che ha sposato fin da subito la causa, i senatori presenti, i parlamentari, il signor sottosegretario, la direttrice e i gentilissimi tutti. Parto scusandomi perché io non vorrei essere colto da emozione, quindi leggerò un testo che abbiamo preparato. Sono qui perché in 19 mesi di chiusure, sospensioni, lontananze sociali, relazionali, di lavoro, gli appelli sono stati sprecati da ogni dove, giustamente, tutti legittimi e dettati da situazioni di estrema difficoltà ed emergenza. Intere categorie e rappresentanze di imprese e lavoratori hanno portato l'attenzione dei nostri governanti su aspetti e problematiche talvolta conosciute. Una di queste categorie è quella proprio che io oggi, con grande umiltà e con molto orgoglio, sono a rappresentare, ovvero l'associazione Hobbies, Orchestre, Ballo Italiano e Spettacolo. È una grande famiglia di orchestre da ballo che conta oltre 3.000 piccole aziende, 15.000 lavoratori diretti, con una sola e tipica specializzazione di spettacolo: far ballare il pubblico da oltre 100 anni, e da oltre 100 anni fa parte, possiamo dire, della cultura del nostro paese. Le orchestre da ballo sono lo spettacolo e il contenuto dei locali da ballo. Abbiamo spesso sentito parlare di contenuti e non di contenitori, ovvero quello che sono esclusivamente e direttamente connesse ai locali stessi. Alcune categorie come la nostra, che hanno il ballo, il pubblico nel proprio spettacolo, non hanno la possibilità di riaprire per tornare a esercitare l'attività per cui si è investito tempo, denaro, studio, sacrificio, da parte anche delle famiglie, di noi che abbiamo queste attività. E quindi sacrificio e perdite di maestranze, perché purtroppo da 19 mesi noi siamo fermi, perché l'attività del ballo è ferma. E questo è un punto saliente sul quale io vorrei soffermarmi molto, è proprio il discorso del protocollo, perché in una ripartenza primaverile che è stata comunque segnata da un protocollo più o meno restrittivo a seconda delle varie situazioni lavorative, per il nostro settore non c'è protocollo, perché per il ballo è ancora tutto vietato. Quando, infatti, ironia della sorte, ad aggravare questa condizione, leggiamo di un decreto del Ministero dell'Economia che destina giustamente dei contributi a fondo perduto a quelle attività che hanno subito la chiusura prolungata e quindi maggiori danni economici. Per esempio i locali da ballo. Ora, il codice Ateco delle orchestre da ballo, perlomeno per la maggior parte del settore, frutto anche di una nostra conversione, è il 90.01.09 e inspiegabilmente manca. Cioè, siamo giustamente preoccupati dei contenitori, quindi i locali da ballo, giustamente, tendo a sottolineare, ma non del contenuto, ovvero di coloro che sono direttamente collegati con i locali da ballo. Per esempio, l'estate scorsa abbiamo visto quella che è stata ovviamente una cosa sbagliata, credo sotto gli occhi di tutti, che era quella del pubblico, del ballo, delle discoteche estive e quindi diciamo del pubblico che non tiene alle regole, che non si controlla. Bene, noi lavoriamo con un pubblico, non voglio dire diverso, ma sicuramente un pubblico di un'età diversa, un pubblico più maturo, che con i disordini incontrollati delle discoteche estive dell'anno scorso non c'entra niente. Vorrei portare un esempio personale. Fino all'estate scorsa, fino al giorno 15 agosto, noi siamo andati a lavorare, seppur con dei ritmi che sono lontanissimi da quelli che avevamo prima, perché parliamo di 220-230 concerti all'anno contro il 90% del fatturato in meno. Il giorno 16 agosto c'è stato lo stop al ballo. Fino al 15 di agosto noi avevamo gente che col caldo, pur di sostenerci, pur di venire a ballare, divertirsi e non togliersi, proprio come lo sci, per l'intervento per esempio di prima, che non vuole togliersi il divertimento, veniva a ballare con la mascherina. Quindi noi siamo per il rispetto delle regole,
per farle rispettare, ma soprattutto chiediamo veramente che sia ora, per cortesia, di pensare un po' anche noi, perché noi abbiamo una miriade di maestranze, di lavoratori che sono purtroppo stati costretti a cambiare lavoro, proprio perché non c'è un protocollo che noi vogliamo rispettare, perché noi non siamo mai stati contro la parte della legge. Per cui crediamo sia giunto il momento, e qui concludo, di porre rimedio a queste mancanze, inserendo magari, per esempio, il codice Ateco, che per noi sarebbe già tanto, delle orchestre da ballo, o cioè il 90.01.09, nelle misure di recente previsione, quelle che adesso hanno erogato i fondi perduti, per esempio, ai locali da ballo, perché noi siamo attività direttamente connesse. Se il locale apre e non ci può far lavorare, non ha senso a mantenere un'attività rispetto a un'altra. Se il locale apre e può far lavorare noi, creiamo tutti una catena di indotto. Io mi scuso per la foga, ma sono orgoglioso di essere qui per rappresentare una categoria, devo dire, nazionale, quella dell'Unione Hobbies, e spero veramente che sia l'inizio questo di una ripartenza anche per noi, perché sono 19 mesi che stiamo soffrendo in una maniera incredibile, probabilmente come anche tante altre situazioni lavorative. Grazie ancora al senatore Perosino, grazie ancora a tutti quanti voi. Grazie. Grazie a Matteo Benzi, e direi che che un po' il filo conduttore di questi interventi è programmazione e gestione delle ripartenze e riaperture in maniera sollecita. E tra pochi giorni ci sarà ovviamente la sofferta riapertura delle scuole, Suor Monia. Quindi do la parola a Suor Monia Alfieri. Suor Monia si definisce esperta del settore della scuola, ma noi sappiamo che Suor Monia rappresenta molto di più. Prego, Suor Monia. Allora, buonasera. Io ringrazio sentitamente i promotori di questo evento, ma anche chi ci ospita. Ecco, quest'oggi mi pare, siccome siamo in diretta, siamo registrati, mi piace parlare sempre pensando ai giovani. Io credo che quest'oggi sia un segnale chiaro di un'Italia che vuole ripartire e di un'Italia che riparte. È importante pensare che le istituzioni ci ospitano, quindi ringrazio la padrona di casa, la Presidente, ma mi sento davvero di ringraziare tutti, perché l'Italia riparte, non solo perché siamo in presenza e quindi è un segnale chiaro di un'Italia che sta ripartendo, ma anche perché siamo di fronte a un Paese che continua a porsi, alle istituzioni che continuano a porsi in ascolto dei cittadini. Ecco, da cittadina che parla ai giovani, credo che il Covid in realtà abbia stressato, lo abbiamo detto in tante lingue, parliamo fra esperti, inutile essere stucchevoli, il Covid ha stressato i limiti di tutti i nostri sistemi, ma ha rappresentato anche, come gli economisti ci dicono, quel cigno nero che diventa un'opportunità, e diventa un'opportunità nella misura in cui incontra il talento di ciascuno di noi. Allora, pensando ai giovani, dico, ecco, il Covid ha incontrato il talento di molti di noi. Anzitutto, mi preme dirlo, ha incontrato il talento di una classe politica generosa. Io stessa, che ho sempre avuto, insomma, non ho mai risparmiato nulla, davvero dobbiamo dire, basti pensare al convegno di oggi, di una grande trasversalità, di una classe politica che al tema scuola ha capito che se non ripartiva la scuola non ripartiva il Paese. Quindi noi dobbiamo attribuirgli questo valore positivo, perché c'è un post-Covid, non si torna più indietro. C'è un pre-Covid e c'è un post-Covid. L'Italia del post-Covid è un'Italia che vede i cittadini capaci di richiedere cose intelligenti, fattibili, ma vede altresì una classe politica capace di anteporre a tutto il maggior interesse dei cittadini. Basti pensare che al capitolo scuola è stata capace di mettersi insieme, qui abbiamo anche il sottosegretario Sileri, con il quale ho avuto il piacere di conversare, senza alcuna ideologia, sono caduti i muri dell'ideologia, e dobbiamo dirlo, è stato il Covid, è stata una guerra, una seconda guerra mondiale bis, quindi ha portato la classe politica a mettersi insieme per far ripartire
la scuola, perché se la scuola riparte fisicamente, riparte il paese. Questo non è più uno slogan, ma è un dato di fatto che noi dobbiamo acquisire come cittadini, perché è un approccio metodologico che ci servirà per sempre su alcuni capitoli cruciali del paese, come la scuola. Saper riconoscere, quindi ciascuno faccia la sua parte, io dico noi cittadini, saper riconoscere questo valore, saperlo mettere sul tavolo, vuol dire avere anche la responsabilità di garantirlo per sempre. E questo è un primo elemento che vorrei condividere con voi con profonda gratitudine. Lo faccio da questa sala, perché è una sala simbolica questa. Questa è una sala che ha ospitato più e più volte tanti senatori della Repubblica Italiana intorno al tema scuola, e non poco di 2 anni fa eravamo ancora a domandarci cosa voleva dire autonomia, parità e libertà di scelta educativa. Oggi abbiamo avuto, e aggiungo un secondo elemento così a questo intervento se possa servire, l'audizione del ministro Bianchi in commissione alla Camera dei Deputati. È stata un'audizione molto importante, perché effettivamente è stato chiarito come questo percorso domanda di fare i conti con i numeri, con i dati, che cosa sono le scuole paritarie, quale attività svolgono, in quale luogo del territorio. Quindi c'è già un secondo approccio metodologico, da quello trasversale che dicevo prima a un approccio sistemico che guarda la realtà senza falsi slogan, e questo è un dato acquisito importantissimo. Un terzo elemento che vorrei dire è che io sono certa che in queste ore si sia fatto molto e si stia facendo molto perché la scuola riparta in presenza. E riparta, oso aggiungere, il sottosegretario Sileri, ma anche erano in sala prima la senatrice Gallone, il senatore Petrosino che ha organizzato, ci siamo resi artefici per tanti anni di questa necessità di compiere in Italia il percorso autonomia, parità e libertà di scelta educativa. Se in Europa la scuola è ripartita in aprile 2020, evidentemente non è che è ripartita perché il Covid ha intaccato in una misura differente, ma perché il sistema scolastico europeo lo testimonia, forte di un pluralismo educativo, ove le famiglie a costo zero possono scegliere fra una scuola statale che funziona e una scuola paritaria che funziona, entrambe sotto controllo di uno sguardo garante dello Stato, con una competizione sana, il sistema scolastico risulta più di qualità e meno iniquo. In Italia, purtroppo, ma per 20 anni, quindi non è il momento di attribuire le responsabilità, perché si tratterebbe solo di fare una gara a chi se ne assume di più, perché ce li abbiamo un po' tutti quanti. Per 20 anni il sistema scolastico italiano trascurato è divenuto, ahimè, iniquo, classista, che discrimina le parti, divide in due il paese. Difatti, in questi tempi di Covid, noi sappiamo che gli alunni esclusi dalla didattica a distanza sono i più poveri, i disabili, 1.600.000, soprattutto concentrati nelle aree del sud, nelle aree delle periferie. Lo dico da pugliese, trapiantata in Lombardia da tanti anni. In questi mesi, evidentemente la Lombardia, come il Veneto, come il Piemonte, come la Liguria, come l'Emilia-Romagna, forti di un pluralismo, sono riusciti a tenere più aperti rispetto ad un sud dove il pluralismo educativo è del 4%. E allora concludo così. Evidentemente si sta facendo tutto ciò che è necessario perché la scuola riparta in presenza, non perché è un capriccio, ma perché la scuola è il luogo del sapere, strappa i nostri ragazzi alla malavita, dà tutti gli stessi strumenti, ma evidentemente il mio sguardo, e lo consegno a voi, è proiettato alla legge di bilancio già. Per me la scuola è già ripartita, la legge di bilancio con il PNRR evidentemente deve completare il percorso autonomia alla scuola statale, libertà alla scuola paritaria e pari opportunità per tutti i docenti e per tutti i genitori. Il PNRR ha i fondi, siamo in un governo di unità nazionale, con la più ampia trasversalità, farei molta fatica a spiegarmi il contrario. Grazie. Grazie sua moglie. Dovremmo avere in collegamento sia il professor Pregliasco che il direttore Borgonovo, non li vedo sul monitor però. Dalla regia mi sapete dire qualcosa?
Chi c'è collegato? Io ci sono. Ecco, ecco il ok. Allora possiamo dare la parola al vice direttore Francesco Borgonovo. Non so se ha avuto, direttore, il modo di sentire gli interventi che l'hanno preceduta. Sì, sì, sono presente dall'inizio, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi e mi pare di essere d'accordo con tante delle cose che sono state dette, e in particolare dalle categorie che ancora hanno molta difficoltà a ripartire. Invece sono molto meno d'accordo con altre cose che ho sentito, anche abbastanza ideologiche, sul Green Pass e su certe misure che sono state prese fin qui, quindi mi perdoneranno gli ospiti che hanno un'opinione diversa, ma io la penso così. Penso che questo Green Pass non sia servito, penso che sia uno strumento pericoloso, perché garantisce una falsa illusione di sicurezza, quando invece tutto ci fa pensare, le stesse dichiarazioni degli esperti che sostengono il Green Pass certe volte ci fanno pensare che le misure di distanziamento, le mascherine nelle scuole ad esempio vadano mantenute. Se il Green Pass funzionasse oggi, tutte le categorie che sono qui non ci sarebbero, perché le riaperture in sicurezza sarebbero già avvenute, sarebbero riaperte persino le discoteche, sarebbero riaperte le piste da sci, e quindi quello che è stato detto a proposito del lascia passare è semplicemente falso. È ideologico sovrapporre il Green Pass e il vaccino. Chi contesta il Green Pass non è necessariamente una persona che contesta il vaccino, invece si dice che è così per demonizzare e impedire le critiche. È quello che succede regolarmente. Io sento parlare di fake news, una delle più grosse fake news che sono state dette ce l'ha detta il Presidente del Consiglio, spiegando che le persone non vaccinate uccidono gli altri, cosa ripetuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cosa che non è vera, perché una persona non vaccinata non è necessariamente malata. Sovrapporre la categoria di malato a una persona che fino a prova contraria è sana, a me sembra, oltre che pericoloso, estremamente ingiusto e anche estremamente violento da questo punto di vista. Quindi io penso che per le categorie che sono qui e che hanno parlato, il Green Pass sia una iattura o perlomeno una promessa falsa, perché ci è stato detto che introducendo il Green Pass sarebbe potuto ripartire, esattamente come ci è stato detto chiudiamo 2 mesi per poi ripartire dopo, chiudiamo a Natale per tornare liberi poi, facciamoci tutti 2 dosi per essere liberi dopo, e evidentemente c'è la terza dose, in Israele si parla della quarta dose, quando ci sono contagi all'interno dell'RSA, dove si entra soltanto col tampone, dove tutti sono vaccinati con 2 dosi, quindi un problema c'è. Allora forse invece di concentrarsi sulla risicata minoranza di Novax, come dimostrato dal fallimento delle manifestazioni spinte all'unisono da tutti i maggiori quotidiani e da tutti i media italiani, forse invece di concentrarsi su un problema inesistente, sarebbe meglio concentrarsi sui veri problemi, perché io ho la sensazione invece, a differenza dell'amica Sormonia, che per la scuola sia stato fatto molto poco e che la didattica a distanza non sia in realtà da escludere, perché grandi allargamenti non sono stati fatti. Mi sembra che il ministro Bianchi continui a dire da mesi le stesse cose, cioè stiamo lacrimente lavorando, non si vedono i risultati, non si vedono particolari potenziamenti dei mezzi pubblici, ad esempio. L'unica cosa che ci viene detta è che bisogna vaccinare anche i ragazzini. Tra l'altro il consulente del ministro Speranza proprio ieri ha fornito dei dati sbagliati, Sor Ricciardi dice che sono vaccinati il 30%, mi risulta che siano almeno un 20% in più. Quindi queste forse sono le questioni su cui ragionare e dire: se il vaccino funziona, protegge e i dati ci fanno vedere che effettivamente riduce gli ingressi in terapia intensiva, riduce i ricoveri, riduce la possibilità di morire, se questo funziona e se i numeri sono questi, in Danimarca con percentuali simili si riapre, beh, forse dovremmo cominciare a cambiare approccio e chiederci: se il vaccino è una protezione, ci si vaccina, non è necessario l'obbligo. Mi pare che lo abbia detto anche il sottosegretario Sileri ripetutamente anche in una trasmissione a cui ero presente anch'io,
Forse allora bisogna prendere in considerazione l'ipotesi che con questo virus si debba convivere, fare i conti e ripartire mantenendo le misure di sicurezza, cercando magari di potenziare davvero le terapie intensive, davvero solo gli ospedali e i reparti che si occupano del Covid, ma anche gli altri. Ci sono diversi milioni di euro che mi pare che siano lì e non ancora spesi o comunque rendicontati solo in parte, perché non ci sono soltanto i malati di Covid. Quindi io mi auguro che le categorie che abbiamo sentito quanto prima ottengano delle risposte vere dal governo, che non siano soltanto è colpa dei Novax, perché fino adesso quello che abbiamo sentito è questo. Grazie a tutti. Grazie direttore. Vorrei magari commentare, però vorrei prima dare la parola all'onorevole Luisa Reggimenti, europarlamentare di Forza Italia, perché so che poi ha un impegno. Grazie dottoressa Del Tutto, ringrazio il senatore Perosino per questa iniziativa pregevole, saluto il sottosegretario Sileri, caro collega, e tutti i relatori intervenuti, tutte le categorie. Non risponderò al direttore della verità, perché evidentemente abbiamo studiato su altri testi, cioè io ho studiato su dei testi di medicina che evidentemente il direttore ha letto recentemente, e ho anche visto delle statistiche che portano dei dati differenti. Vorrei parlare di Europa e vorrei dire che... Rispondermi però. E vorrei parlare di Europa e le vorrei dire che dall'entrata in vigore del 1 luglio del Green Pass, il Green Pass è entrato in vigore in tutta Europa, va sicuramente rilevato che mancano delle regole univoche in tutti gli stati, delle linee guida e delle tutele comuni. E si sente ancor più oggi, l'avverto, la necessità di una struttura sanitaria europea, cioè di una unione europea della salute, in quanto la ritengo urgente, perché oltre ad avere linee guida comuni e tutele comuni è necessario stabilire una strategia farmaceutica comune europea, intanto per una produzione propria dei medicinali e dei dispositivi di sicurezza e di prevenzione, e limitando anche nella strategia farmaceutica la dipendenza, ad esempio per le materie prime, dai paesi terzi, che sulla qualità dei loro farmaci sul fatto appunto che vengono immessi a bassi costi destano appunto qualche perplessità. Sono perfettamente consapevole che la gestione dei rischi e della crisi, vero sottosegretario, è competenza degli Stati membri, ma ritengo che l'Europa abbia un compito di sostenere, coordinare e integrare le azioni nazionali. Come? Aumentando quindi la capacità di produzione di un vaccino sicuro ed efficace proprio europeo, e far sì che la fornitura di materiale medico, di dispositivi di produzione individuale, ma abbiamo sentito oggi anche di altri tipi di dispositivi, sia europea, e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di trattamento e di vaccini. Personalmente sono stata relatrice del nuovo programma rafforzato dell'Unione per la Salute per il periodo 2021-2027, EU for Health, abbiamo appunto gestito un budget di 5,1 miliardi per gli Stati europei. Questo progetto, questo programma sostiene le azioni degli Stati membri nel quadro appunto della salute pubblica, azioni a lungo termine, e per rendere appunto l'Unione Europea più preparata a far fronte ad eventuali e future crisi sanitarie, ma anche al trattamento del long Covid, del quale si parla troppo poco, perché si dice bene, oggi di Covid non si muore più, puoi fare le terapie domiciliari e stai un gran bene, però io vorrei anche che si ponesse l'attenzione sui malati di Covid che sono guariti dalla fase acuta, ma che presentano fasi croniche
che necessitano di un intervento pluridisciplinare perché hanno patologie di tipo respiratorio, patologie di tipo sistemico e patologie di natura psichiatrica e psicologica di non facile soluzione. Quindi tutto questo sarà necessario avere centri di cura long COVID, per non parlare di tutta la ricaduta di malattie mentali e psicologiche dovuta alla perdita di pazienti durante il COVID, che ha interessato sicuramente tutti i ragazzi e i soggetti che della scuola sono stati privati, che oggi hanno bisogno di un sostegno psicologico importante, delle persone che hanno perso dei familiari in maniera traumatica senza avere la possibilità di salutarli neppure, e di tutti quei medici e tutti quegli operatori che a contatto col COVID, non soltanto da un punto di vista giornalistico, ma da un punto di vista concreto, cioè vedere pazienti e pazienti soffrire disperati all'interno di un pallone e non riuscire a respirare, è ben altra cosa che, scusate, lo dico diciamo con grande umiltà, ma da medico, che è tutt'altra cosa che parlare della malattia. Questi medici, moltissimi, hanno bisogno oggi di essere sostenuti psicologicamente, perché un medico è tenuto ad avere cura del paziente, non di perderlo, e purtroppo ne sono stati persi molti, non per ignoranza, non per incuria, non per, come si dice oggi. Ma vorrei anche dire una parola, e credo che il professor Sileri, che è un collega e un medico come me, capisce più profondamente ciò che voglio dire. La medicina non è una scienza esatta e non è neppure una verità granitica. La medicina è una scienza empirica. Quando si dice che è un farmaco è sperimentale, vorrei dire a tutti che anche l'aspirina è un farmaco sperimentale, perché noi non sappiamo qual è l'effetto dell'aspirina su ogni soggetto, e anche chi prende l'aspirina può avere degli eventi avversi e arrivare a morire. Certo, è un concetto un po' profondo, un po' difficile, che presuppone anni e anni di studio, però che comunque può essere anche compreso nella pratica quotidiana che tutti hanno della medicina. Scusate se ho un po' divagato, ma mi sento anche un po' un po' innervosita, scusate, tra virgolette. Allora, per quanto riguarda l'aria, l'interrogativo di come mantenere gli spazi chiusi, direi che è tempo di prendere in considerazione più seriamente le malattie trasmesse per via aerea. Per anni i governi hanno fatto leggi sulla sanità, la sicurezza militare, alimentare, sull'acqua, eccetera, però poche volte ci si è occupati dell'aria, considerata come veicolo di agenti patogeni. Direi che oggi è necessario occuparsene con attenzione. Lodevole quindi l'iniziativa di che appunto il primo relatore ha esposto e che ho molto apprezzato, che sicuramente avrà sviluppi importanti per quelle che sono anche le politiche europee. Le sa che in Commissione Ambiente se ne parla e se ne parla moltissimo. Chiudo qui per non essere troppo lunga e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie onorevole Reggimenti. Non so se il direttore Borgonovo è ancora collegato con noi e se c'è il professor Pregliasco. Ci sono. Ecco qua. Professor Pregliasco, io prima di darle la parola volevo fare un attimo una precisazione. Prima di questa conferenza, chi ha visto la locandina mi ha chiesto: ma perché avete invitato il vice direttore Borgonovo, che non è favorevole né al Green Pass né alla vaccinazione obbligatoria? Beh, proprio per lo stesso motivo che ho detto all'inizio e che in parte anche l'onorevole Reggimenti ha detto, cioè la medicina non è una scienza esatta. Navighiamo tutti a vista, perché tutti navighiamo a vista, perché la pandemia ha preso tutti alla sprovvista, compreso il mondo della scienza, e specialmente in questo momento dove gli animi, mi permetto di dire, sono veramente troppo accesi, avere l'opinione di chi si è vaccinato ma dice non sono d'accordo
con alcune politiche che magari potrebbero essere fatte in maniera diversa, io lo trovo una critica costruttiva e essenziale, perché se emarginiamo chi la pensa diversamente da noi, significa continuare a agire in maniera, a pensare come dei tifosi, la fazione di chi è a favore dell'obbligo e del vaccino e la fazione di chi è contrario e quindi anche se è vaccinato è novax. Secondo me è il momento di ritrovare un buon senso e un equilibrio, quindi lo dico al di là delle singole opinioni, io sono favorevole non all'obbligo vaccinale ma sicuramente al Green Pass, credo che il legislatore debba prendere le giuste decisioni per l'intera comunità. Noi singoli prendiamo le decisioni o comunque le nostre opinioni rappresentano il nostro vissuto. Il legislatore ha un dovere e un compito in più, quello di agire per il bene di 60 milioni di persone. Quindi è un po' diverso. Quindi io personalmente, che mi reputo una donna delle istituzioni, credo che quello che decide lo Stato per me va bene, le regole vanno rispettate. Questo, diciamo, era una chiusa anche per... che credo che sia importante, insomma, in questo contesto e dopo anche aver sentito l'intervento del direttore Borgonovo. Professor Pregliasco, che idea si è fatta di quello che è stato detto fino adesso e dell'obiettivo principale anche di questo incontro, cioè cercare di convivere in maniera intelligente e con buonsenso con questo virus? Un piacere essere stato invitato e aver sentito tra l'altro le voci di quelle categorie che purtroppo tristemente hanno pagato il prezzo più pesante per il beneficio di tutti, e sicuramente va considerato questo sacrificio necessario in quel momento rispetto alle conoscenze, alle modalità con cui via via, lo si diceva poc'anzi, la scienza ha cercato di rincorrere il virus, perché questo virus ci ha fatto vedere che la medicina, lo ha fatto vedere in modo pubblico, insegue, ma ovviamente acquisisce giorno per giorno e spesso anche con tempi che non sono quelli attesi rispetto ai cittadini di avere risposte positive. E io credo che davvero la vaccinazione stia facendo la differenza, perché da oggi in poi credo ci saranno due pandemie: la pandemia dei non vaccinati, che continueranno ad avere quella percentuale di effetti pesanti avversi, perché purtroppo anche se incrementiamo le terapie intensive ad oggi abbiamo ancora una mortalità pesante di chi arriva lì. All'inizio il 50% delle persone in terapia morivano, ora muoiono però il 30%. Quindi davvero stiamo lavorando, bisogna mettere a punto anche farmaci che permetteranno di aggredire anche da questo versante la malattia e ridurne l'impatto. Oggi abbiamo però appunto la pandemia dei vaccinati che non hanno una protezione al 100%, che appunto Borgonovo poi a mio avviso eccessivamente denigra rispetto invece a un'efficacia appunto conclamata in termini magari non di evitamento dell'infezione in una quota percentuale, grazie purtroppo tristemente alle varianti, che la variante Delta in particolare, ma un risultato che ci interessa e che ci fa e ci può fare convivere meglio. Quindi io vedo la necessità di implementare il più possibile la vaccinazione, poi sono scelte politiche per quelle che per poter permettere un incremento e una velocità anche con cui arrivare a elevatissimi, a mio avviso, elementi di vaccinazione, perché il vaccino appunto efficace ha un profilo di sicurezza confermato anche da miliardi di dosi già in tutto il mondo, nel mondo che è riuscito a vaccinarsi, perché c'è un mondo che aspetta. Ma credo ovviamente che l'aspetto del Green Pass serve come elemento facilitante di invito alla vaccinazione, che è un'opportunità anche che aumenta la sicurezza. Fondamentale, e credo che il grido di dolore delle categorie sia da ascoltare in termini operativi per poter dare delle certezze rispetto al fatto di dover convivere con questo virus, perché questa pandemia non è finita, ecco, questo va detto, non bisogna dire è andato tutto, perché questa pandemia, un po' come tutte le altre del passato, si svolge con delle onde come quelle di un sasso buttato nello stagno. Abbiamo sofferto le prime onde, le più pesanti, quelle di cui non avevamo neanche poi, abbiamo cercato, non c'era un manuale
da dare ai politici, ai tecnici, no, per stabilire il cosa fare, si è cercato di fare il possibile. Spesso si dice si sono fatti errori, no, si sono fatte delle prese delle decisioni sulla base di quello che si sapeva. A posteriori poi ovviamente si possono fare valutazioni del caso. Però dicevo, onde come quelle di un sasso, le più grosse sono passate, ma dobbiamo aspettarci ancora altre onde, e tutto questo quindi è legato, a mio avviso, a elementi importanti, e io dico vaccinazione quanto più possibile nelle modalità più facilitate e indotte. Io sarei anche per l'obbligo in termini operativi, perché quello che ha dato anche per altre vaccinazioni ancora in corso come obbligatorie per l'infanzia, risultati molto elevati. È chiaro che c'è tutta la questione appunto dell'adesione, delle paure a volte in, diciamo, che questo vaccino ha fatto crescere rispetto alle vaccinazioni in genere, che spesso hanno avuto una quota di negativi. Proprio la velocità con cui la ricerca ha ottenuto questi risultati ora viene vista come problematica di non aver fatto tutto. Cioè, ma le tecniche di RNA sono conosciute da 10 anni, è stato possibile grazie a investimenti questa industrializzazione. Ma dicevo, fondamentale una serie di interventi e anche di, ovviamente, di buon senso di ognuno di noi, di dire che non è finito tutto, e quel nuovo galateo che abbiamo imparato a usare dobbiamo continuarlo con buon senso a usarlo, ecco, questo è l'elemento, e anche con aspetti procedurali operativi che oggi sappiamo possono contribuire. I sistemi di disinfezione ambientale, di bonifica, di sanitizzazione ambientale sono sicuramente un elemento da tenere in considerazione, soprattutto in diversi contesti, soprattutto il chiuso, perché come giustamente è ben stato detto, l'aria ora abbiamo capito che è un problema. L'aria soprattutto in ambienti indoor, negli ambienti chiusi, che spesso, come è stato giustamente detto anche all'inizio, ha concentrazioni di contaminanti in genere, non solo sull'aspetto biologico ma anche chimico, 100 volte superiore a quelli dell'esterno, e ha fatto vedere come gli ambienti chiusi siano più a rischio. Quindi credo davvero che oggi siamo in grado di convivere meglio col virus, di saperlo, diciamo così, gestire. Rimane un'esigenza della comunità, dei singoli cittadini, di non abbassare troppo la guardia e di non appunto perdere questa cognizione che ogni contatto interumano rappresenta un rischio, con una piccola probabilità che diventa via via più piccola se siamo vaccinati, se portiamo quando serve la mascherina e quant'altro, no? Ma sicuramente gli aspetti oggi di protocolli possono ripermettere una riapertura e un'operatività nel contesto dello sci, nel contesto del ballo, insomma di tutte quelle parti che purtroppo, come dicevo all'inizio, hanno pagato lo scotto più doloroso, e questo credo oggi con maggior serenità possa essere fatto, ma credo nell'azione del Ministero della Salute e dell'amico Sileri, che credo abbia tenuto in tutti questi mesi veramente la barra dritta, e ritengo che appunto tutto ciò che si è fatto, con i limiti delle difficoltà, delle conoscenze acquisite ad oggi, si poteva fare e poteva in qualche modo tamponare queste prime onde che ci hanno in qualche modo aggredito in modo brutale. Ricordiamolo, l'Italia è stata la seconda nazione al mondo, e la mia Lombardia proprio l'epicentro di un disastro che a volte ingiustamente è stato anche, diciamo, evidenziato, a mio avviso sbagliando, su un'inefficienza, un'organizzazione, perché ancora ad oggi, ovviamente, però questo ce l'ha fatto dire in termini generali di una esigenza di una gestione che non sia solo ospedalocentrica ma sul territorio. Però non esageriamo nel dire che esistono terapie domiciliari, ci sono, c'è un approccio più tranquillo, che purtroppo però che questo virus può far morire, e oggi dà anche problematiche vista la variante Delta nel giovane. Quindi buon senso, operatività, e credo che l'occasione appunto di questa sollecitazione ai parlamentari, che in prima fila devono prendere decisioni non facili a volte, ma soprattutto insistere sulla questione di protocolli operativi da rispettare e da far rispettare. Grazie. Grazie, professor Pregliasco. Bene, abbiamo terminato gli interventi. Sottosegretario Sileri, a lei diciamo il compito anche un po' di chiudere, anche un po' di rassicurarci su quelli che saranno le politiche del governo nei prossimi mesi. Abbiamo ascoltato le categorie e c'è ancora
la paura di chiusure, di restrizioni e di non poter tornare a lavorare, a fare una vita normale. Grazie. A che punto siamo? Innanzitutto ringrazio il senatore per l'invito. È chiaro che cerchiamo la perfezione, ma non siamo perfetti, e in questo anno e mezzo alcune cose potranno essere fatte meglio, ma questo lo pensiamo anche noi medici quando finiamo un intervento chirurgico, quando dimettiamo un paziente dall'ospedale. Cioè, col senno del poi è sempre facile poter dire potevo far questo meglio. Quello che invece dobbiamo avere quotidianamente è la capacità di essere autocritici, di capire ciò che potevamo far meglio e farlo in futuro. Ora, sulle discoteche, voi sapete qual è il mio pensiero, lo conosce diciamo, l'Italia intera, su alcune cose sicuramente potevano essere fatte meglio, però è pur vero che la nostra politica può cambiare, la nostra diciamo, sanità contro il coronavirus può cambiare, il problema è che il virus cambia o è cambiato più in fretta di noi. Laddove eravamo pronti a fare un passo, ecco che ti arriva una variante Delta che ti impone determinate restrizioni e quant'altro. Dobbiamo guardare al futuro, mettere da parte le ideologie. Cioè, io capisco anche ciò che dice Borgonovo, perché in ciò che dice c'è della verità, o meglio, dice se c'è un Green Pass perché non lo usiamo dappertutto per riaprire tutto. La verità è che c'è un Green Pass, ma ancora non abbiamo quella libertà per poter riaprire tutto. Quella libertà ci verrà data nel tempo grazie al completamento o raggiungimento di certe quote di vaccinazione, salvo che non arrivi una variante che elude i vaccini, o salvo che l'immunità data dai vaccini non tenda a ridursi nel tempo, ed ecco che serve una terza dose. Dobbiamo certo dare delle notizie, ma non bisogna fare della notizia data come ad esempio quello per la terza dose, perché vedete, se io vi faccio un esempio, mia madre sente il telegiornale, mi dice io ho fatto il vaccino ad aprile, adesso già devo fare la terza dose. Quando si dà una notizia va data come terza dose, sì, a chi, quando, perché e quale. Ed ecco allora che il chi lo restringe a una determinata categoria di pazienti, quindi non è che tutta la popolazione italiana a ottobre doveva fare la terza dose, quindi no panico. Non significa che il vaccino non funziona, ed ecco che quindi non offre la sponda a coloro che diciamo cavalcano queste notizie per andare contro i vaccini, e poi sono pochi, ma quei pochi influenzano l'atteggiamento di molti altri che invece sono riluttanti al vaccino, ai quali bisogna spiegare il perché. Cioè, non bisogna, diciamo, generalizzare. Green Pass, è vero che il Green Pass è un mezzo anche per arrivare alla vaccinazione, ma attenzione, non è un obbligo vaccinale indiretto. Perché? Perché è la possibilità di farti un tampone, e nessuno sottolinea l'importanza del tampone, nessuno sottolinea il fatto che ottenere il Green Pass attraverso un tampone, perché non vuoi vaccinarti, perché sei ancora in attesa, perché ancora non l'hai prenotato, perché sei dubbioso, qualunque sia il motivo per il quale ancora non sei vaccinato, consente tramite una diagnostica di screening in soggetti asintomatici e in soggetti che altrimenti non troveresti mai perché non fanno parte di una catena di contagio, di toglierli come potenziali donatori del virus e, diciamo, metterli in disparte, quarantenarli, isolarli temporaneamente per poi reimmetterli nella popolazione. Questo nessuno lo sottolinea, ma ha consentito di tenere a bada la quarta ondata in Italia. Quarta ondata che è partita nel Regno Unito in maniera imponente, che è proseguita in Francia in maniera imponente, ma che in Italia non ha raggiunto quei numeri, nonostante i mondiali, gli europei di calcio, nonostante il fatto che sia dimostrato che le squadre che sono andate più avanti negli europei di calcio hanno avuto una maggiore diffusione del virus. Significa che qualcosa è intervenuto. Bene, è intervenuto proprio quel famoso Green Pass in una duplice via, vaccinazione ovviamente e tamponi. Guardate i numeri di tamponi fatti nel periodo di luglio, fine luglio e agosto, di persone che devono partire e che hanno fatto il tampone. Pensate quanti sono stati trovati positivi e tolti da potenziali donatori, li chiamo donatori di virus, fra virgolette. E credo che sia importante parlare di obbligo vaccinale alla fine di questo percorso, come estrema ratio, come momento in cui dici abbiamo provato il tutto per tutto, qualcosa ancora manca, ma attenzione, deve essere un qualcosa di molto più ampio che vada oltre i confini nazionali. Perché?
Perché prima domanda da farsi è: siamo sicuri che con l'obbligo vaccinale riusciamo ad arrivare a quelle percentuali in tempi rapidi? Perché questo è quello che conta, arrivare a quelle percentuali in tempi rapidi. La risposta non so se è sì, vi dico la verità. Altra cosa, se metti un obbligo vaccinale oggi, quale vaccino utilizzi? Perché al momento, diciamo, sono ancora condizionati dai pareri dell'ente regolatorio, quindi dobbiamo anche capire quale vaccino. Poi, quali altri paesi lo faranno? E qual è lo scopo? Cioè, quando si fa un'azione medica, in questo caso è un'azione ovviamente politica, ma che viene esercitata con un'azione medica, devi sapere dove porta questa azione. Allora, siccome al momento la vaccinazione sta andando molto bene, verosimilmente arriveremo alle percentuali attese, i contagi stanno andando molto bene, prioritario è andare a scovare i 3,6 milioni di persone sopra i 50, che sono ancora coloro che vanno di più in ospedale e occupano le nostre terapie intensive, convincere loro alla vaccinazione, convincerli col buon senso, spiegando, sedendosi con loro, allargare come primo passo il Green Pass, che ha una duplice azione, sicuro verso il vaccino, è indubbio, è inutile essere ipocrite e dire non è per il vaccino, è soprattutto, diciamo, un mezzo indiretto per il vaccino, ma certo non è un obbligo mascherato, e c'è un'importante azione diagnostica. Il Green Pass deve poi arrivare a darci, ed ecco che condivido ciò che dice Borgonovo, per certi versi voglio dire altre cose un po' meno, ma questa sicuramente sì, il Green Pass deve portare a darci una maggiore libertà. Voglio dire, a un certo punto col Green Pass, vaccinati, guariti o tamponati, questa dovremo toglierla. È inevitabile, perché altrimenti qual è il motivo per il quale tutti ci vacciniamo, tutti ci tamponiamo, o chi vuole tamponarsi, tutti coloro che sono guariti hanno una certificazione di guarigione, ma il punto di arrivo dovrebbe essere togliere questo, ridurre le distanze e tornare alla normalità. Normalità significa riaprire tutte le attività grazie proprio a quel mezzo diagnostico o di diciamo prevenzione legata al vaccino, insomma, che contrastare anche poi le fake news, e qui dovrebbero farlo tutti i politici. Io sento parlare di no Green Pass, no vaccino, cioè c'è sempre un qualcosa da contrastare, però un minimo comune denominatore tutti i politici dovrebbero tirarlo fuori. Il minimo denominatore è: il vaccino salva la vita, sì o no? Sarebbe bello che tutti e mille i parlamentari uscissero con qualcosa, magari qualcuno dirà di no, dire: il vaccino salva la vita, punto, questo è un fatto. Dopodiché del resto si può discutere sul Green Pass, si può discutere su tutto, ma il vaccino salva o non salva la vita? Vedrete che una dichiarazione di tutti i politici in questa direzione, che non significa obbligo, non significa Green Pass, significa: il vaccino scientificamente salva o non salva la vita? La risposta è una sola, qui non c'è un colore politico, un'ideologia, questo è scientifico, il vaccino salva la vita, punto. E vedrete che la popolazione si sente già meno smarrita, perché dicevo, se tutti dicono che il vaccino salva la vita, io vado a farmi il vaccino. Vedete che a quel punto tutta la discussione a valle, forse viene anche un po' meno, perché quando siamo tutti belli vaccinati, qualcuno non si vuole vaccinare, si fa il tampone, ma viene meno questa discussione, perché calano i contagi, o meglio, calano quelli che vanno in ospedale, calano quelli che vanno in terapia intensiva, significa lasciare spazio alle altre patologie, che questo è il vero problema oggi. Il problema è che gli ospedali stanno sempre sul chi va là, come diceva l'amico Pregliasco, un'altra ondata ci sarà, sì, più bassa, più piccola, onda più piccola, sicuramente, però ci saranno persone che impegnano il nostro servizio sanitario nazionale, che significa non poter operare tumori, non poter trattare delle patologie più o meno maligne, che anche quelle benigne possono aggravarsi nel corso del tempo. Quello che ci aspetta dinanzi, è inutile girarci intorno, io non vedo altre chiusure, proprio grazie al Green Pass. Sia a monte, perché più vaccinati e più tamponati consentono meno circolazione del virus, sia a valle, perché è chiaro che fra una chiusura e l'utilizzo del Green Pass non c'è ombra di dubbio che è meglio l'utilizzo del Green Pass, altrimenti ci siamo scordati a come stavamo a marzo-aprile dello scorso anno, o fin quando abbiamo avuto le zone arancioni o rosse. Quindi Green Pass è a monte come mezzo diagnostico e come mezzo di, diciamo, di utilizzo del vaccino, e quindi per frenare l'avanzata del virus, e lo abbiamo visto, perché ricordo che fra luglio ed agosto abbiamo avuto una media di 6-7 mila casi a valle, per impedire le chiusure e riaprire e tornare alla nostra attività. Spero di essere stato esaustivo. Molto esaustivo, grazie.
sottosegretario riesce sempre a tranquillizzarci con le sue parole. Senatore Perosino, siamo in chiusura. Adesso ci hanno già invitato, sì, a cambiare l'aula, finiamo sempre così dei nostri. Però, di fronte al sottosegretario, no, qua parlo forte, sono un vecchio praticatore. Sono contento che sia venuto il sottosegretario perché ha sentito le categorie, ha sentito anche gli interventi di coloro che abitualmente sentiamo, perché sì, come su Armonia, come la parlamentare che ti metti, ma anche come Porcodovo e Previasco, che sono dei nomi che hanno onorato questo convegno, questa conferenza stampa, ma confidiamo che il sottosegretario abbia sentito e faccia tesoro di cose che già probabilmente sapeva, perché ha tutte le sue le possibilità di testare ai suoi riferimenti nelle istituzioni che riportano quella che è la situazione reale, ma per gli operatori sia un segno di attenzione nei prossimi provvedimenti, dei quali ci vuole un po' di fortuna, non ne abbiamo avuto tanta finora, un po' di univocità, e questo pure in un settore difficile, è stato riconosciuto da tutti che è difficile, e che man mano ci porti a quella situazione che è la fine, è un segnale della fine o del contenimento o della convivenza con una situazione che paragonare alla guerra non è sbagliato, è un modo diverso, ma è sempre una guerra, perché chiudo davvero con questa esortazione. Quello che mi preoccupa, io sono anche amministratore locale, sono sindaco, dopo 30 anni, 31 di amministrazione, lo dico ancora aperto, ho visto cambiare i miei cittadini, 2000 persone che conosco uno ad uno, ma questo è un sentimento che stanno vivendo tutti gli amministratori locali. È cambiata la mentalità, la reazione di fronte a quello che è pubblico, a quello che è dovere civico, e quindi c'è una forma di protesta che andrà prima o dopo ricomposta e riportata nell'alveo della normalità e della serena convivenza. Questa è una conseguenza, secondo me, del virus, forse era nell'aria, ma senz'altro è stata acuita e elevata a, in qualche modo, a percentuali che sono gravi e che richiedono un impegno supplettivo da parte di tutti, e soprattutto quando tutti impazziscono il concetto è chi ha buon senso deve stare fermo. Voglio agire con raziocinio e con tanta pazienza. Grazie sottosegretario, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie, buona serata. Grazie per noi.